felice di essere a Genova e poiché sono l'unica in questa squadra della Storia in Piazza a proporre dei dipinti, delle architetture, insomma, ho anche un pochino la responsabilità di riattribuire alle meraviglie di questo paese un peso specifico che a volte noi non siamo in grado di difendere, e voglio fare questo omaggio di apertura a questa città stupenda sia nel suo tessuto scenografico che nei monumenti, stralciando da una lettera, quindi non sono parole mie, da una lettera di un grande intellettuale, di un grande storico dell'arte, forse lo storico dell'arte più grande del Novecento, che è Roberto Longhi. Una lettera, fate attenzione alle date, che è stata scritta nel dicembre 1944 e riguarda esattamente Genova. È una lettera di 4 pagine, molto pensata, non la leggerò tutta, ma la cornice è che Longhi, grande studioso, assolutamente arrivato, scrive a un giovane, giovanissimo studente di appena 20 anni, Giuliano Briganti, un vero enfant prodige. Briganti aveva esordito a 17 anni con un saggio molto bello su Giusto di Gantz, e Longhi scrive, e leggo alcune di queste righe perché credo che in tema di utopia intesa come qualcosa che in fondo noi proiettiamo nell'impossibile, ma dietro c'è l'idea che si potrebbe cambiare il mondo. Longhi scrive, parlando di Genova: caro Giuliano, dopo quei giorni inumani in cui io sto ancora a leccarmi le zampe impastate di vetrini, di vetruzzi e di calcinaccio, e in biblioteca la polvere è già ridiscesa inesorabile come un velario, persino i giornaloni che mi hai spedito scricchiano maledettamente come una stiva di Conrad o di Hughes, e tutto scorre in un interminabile esame di coscienza che per noi storici dell'arte dovrebbe cominciare, e per me è cominciato, almeno dal primo bombardamento di Genova. Anche noi siamo infatti responsabili di tante ferite al torso dell'arte italiana per non avere lavorato più duramente, per non avere detto in tempo quanti e quali tesori si trattava di proteggere. Per ritornare alle nostre responsabilità particolari, mi chiedo se qualcuno di noi avesse steso in tempo il racconto chiaro e lucido dell'arte genovese del Seicento, e se verità consimili fossero giunte in tempo a circolare nei seminari di Oxford e di Harvard, chissà se la Warspite o la Remilis, che sono le navi d'attacco che bombardano Genova dal porto, dall'acqua, non avrebbero, non dico ripreso il largo, ma almeno mirato su Genova con maggior garbo e pulizia. Cioè, in realtà questa lettera dice 2 cose. Da un lato attribuisce alla città un ruolo di capitale artistica, cosa che naturalmente Longhi fa con grande coraggio, perché lui è stato uno di quelli che, rilanciando l'importanza del barocco anche genovese, ha dato a questa città un ruolo storico fondamentale. La cosa tra le righe che si deve capire è che se alcune città erano state risparmiate dal bombardamento nel centro storico, 3 città per un agreement internazionale che erano Venezia, Roma e Firenze, la colpa in qualche modo è di chi non aveva dato voce a altri infiniti luoghi da salvare. E nella lettera Longhi continua e dice: in fondo queste cose da sole non si salvano. Se a cominciare da Dante non avesse Dante celebrato Giotto e poi di seguito gli studiosi, insomma, fatto emergere tutto questo da solo non si salva. E quindi attribuisce una responsabilità, ma anche un obiettivo, una possibilità, che spero non sia del tutto utopica, insomma, a queste figure. Quindi, passando a un tema che mi è stato assegnato in questo luogo di oggi e che si chiama il paesaggio ideale, mi sono trovata un po' in difficoltà, e rispetto alla bellissima conferenza che mi ha preceduto, che ha un nucleo così omogeneo, io farò qualcosa di un po' erratico, cioè presento in realtà 4 casi, 4 campioni in cui sul tema del paesaggio dipinto, cioè non parlo del paesaggio reale, del paesaggio dipinto, questa idea di sognare un altro mondo possibile che possa essere esemplare mi sembra che è un'idea poi ricorrente. E però, parlando di paesaggio ideale, se voi, non so, prendete i manuali di storia dell'arte, tutto è chiarissimo, perché c'è una categoria che si chiama paesaggio naturale, naturalistico, realistico, e poi in contrapposizione un paesaggio ideale.
Naturalmente tutti sappiamo che questo non è così, perché nessun paesaggio è lo specchio della realtà. Nel momento in cui un artista dipinge un luogo, un pezzo della natura, stralcia degli elementi, tira fuori dei segmenti del suo DNA e li ricompone, e quindi è altra cosa. Quindi un paesaggio letteralmente realistico come specchio della realtà non esiste. Ogni paesaggio è un paesaggio di idee, un paesaggio. E però alcuni, poi debbo anche dire che di solito questo capitolo dei nostri manuali, che si chiama il paesaggio ideale e che viene fissato con chiarezza nel 600, che ha come protagonista l'Italia e che ha come grandi attori Annibale Carracci e Poussin, a mio parere è uno di questi esempi, però anch'io devo partire da lì. Devo partire da lì perché effettivamente e scelgo come primo esempio di invenzione, creazione di un paesaggio ideale, il tema della campagna romana, cioè questo luogo fuori Roma, ancora Goethe lo scriveva anche in italiano con la C maiuscola, che diventa un luogo talmente mitico, talmente diciamo che tutti i viaggiatori del nord vengono in Italia per incontrare questi luoghi filtrati dalla conoscenza che avevano avuto attraverso la mediazione della pittura. Ed era qualcosa di estremamente diverso dalla realtà. Dico, partiamo dal 600 perché di paesaggio in Italia, paesaggio come protagonista nella pittura, paesaggio autonomo fino a quella data in Italia, non in Fiandra, non si può parlare, anche quando scelgo una cosa insomma che è nel cuore di tutti, un grande ritratto intorno al 1465 di Piero della Francesca, che rappresenta i duchi d'Urbino, ma insomma dico delle cose strabanali, ma voglio dire che qui dove c'è uno sfondo di paese magnifico, però qui ancora il paesaggio ha quella funzione di sfondo, cioè nella nostra tradizione italiana che è fortemente antropocentrica la figura umana occupa tutto fino alla cornice, è tutta la figura, e poi il paesaggio serve a collocare una figura fino all'emancipazione di questo genere, alla dignità riconquistata da certi temi, perché nella pittura c'è una gerarchia, tu entri in accademia, entri fra i grandi artisti, vieni accettato all'Accademia di San Luca se sei un pittore di storia, se sei un pittore di figura. Gli artisti che dipingono paesaggi, nature morte, sono per le sovrapporte, il paesaggio da sé non esiste a queste date. Quindi dobbiamo arrivare in un'epoca in cui per la prima volta siamo in età galileiana, siamo ai primi del 600, c'è questo riscatto del tema del paesaggio. Ora io non ho il tempo di fare tutta la storia, ma ci sono alcuni pilastri fondamentali come il manifesto del cubismo, sono le Demoiselles d'Avignon, e il manifesto del paesaggio ideale è questa lunetta Aldobrandini dipinta da Annibale Carracci o in realtà, altrimenti un dipinto di Poussin. Che cosa voglio dire? Voglio dire che un artista che vive a Roma in quegli anni e che ha un rapporto diretto, sperimentale, come tutti gli artisti dell'inizio del 600 con la natura, di Poussin, per esempio, le fonti raccontano che passava la vita a cavallo insieme al cognato Duguay, andando per fuori da Ponte Milvio, che si chiamava Ponte Molle, e seguendo tutte le anse del Tevere e disegnando tutto il giorno in esterni. Poi Annibale Carracci in questo caso o Poussin in un altro, quando rientrava in atelier componeva un paesaggio che noi chiamiamo ideale, ideale perché è un paesaggio che ha dei ritmi perfetti, che ha questa vedete in questo caso è ancora obbligatorio dargli un titolo, quindi Annibale deve dipingere una storia, che però la riduce, diventa quasi un pretesto per rappresentare questa sinfonia della natura, è una specie di fuga in Egitto, mai più in Egitto, perché siamo insomma, in anni in cui l'artista come Caravaggio racconta quello che ha sperimentato, e quindi questo luogo è quello che si chiamerà la campagna romana, che non è affatto così, perché sullo sfondo voi avete un'idea della Grecia dove nessuno andava, perché c'era l'impero ottomano, e questa visione così elegiaca, così meravigliosa, che come vedremo non corrisponde per nulla al degrado dell'agro romano a quelle date. Ma c'è questa ritmicità, questa idea che il pittore
ricompone dei frammenti che in se stessi singolarmente sono stati colti dalla realtà, ma poi il montaggio è un montaggio che riequilibra, che dà armonia, che fa sognare un mondo appunto più alto. Scelgo un altro dipinto emblematico perché poi tutti i viaggiatori d'Europa vengono in Italia varcando le Alpi per incontrare questi luoghi, che così come erano arrivati nelle collezioni inglesi attraverso i dipinti di Claude Lorrain, di Poussin. Questo forse avete riconosciuto il tema, è un tema molto alto, ambientato nell'antica Grecia, e dopo che Focione, questo uomo politico di Atene, adesso mi vergogno a parlare qui di fronte a tutti questi classicisti, insomma, che aveva retto la città con grande competenza, ma viene a un certo momento giustiziato perché accusato, come dire, di collaborazionismo, di rapporto troppo stretto con i macedoni, viene giustiziato e le sue ceneri vengono sparse fuori dalla città. Una donna va a raccogliere le ceneri di Focione, vedete anche qui che la storia è ridotta semplicemente a pretesto per questa raffigurazione così proprio protagonista di questa natura, e lui avrà una sepoltura degna. Ora, per tutto questo mondo, diciamo, fino a Winckelmann, la Grecia sarà questa, cioè la Grecia sarà questa invenzione di Poussin nella campagna romana, un luogo che nessuno ha visto ma che entra nel cuore di tutti. Del resto, fino a, non so, von Kleist, a Hölderlin, a Nietzsche, nessuno aveva visto la Grecia, ma la Grecia, questa idea della Grecia è esaltata proprio da queste figure. E dicevo, Poussin, che passa le sue giornate nella campagna romana, racconta questo mondo in questa maniera, per esempio con queste due quinte laterali simmetriche, con questa centralità, con questa luce eternamente meridiana, con questo paesaggio di un'armonia, di una solarità, di una bellezza, diciamo, assoluta, che è totalmente, questo era semplicemente per dire che effettivamente lui ha camminato a lungo nella campagna romana, perché ancora nell'Ottocento, cioè due secoli dopo, tutti i pittori che vengono a Roma, a cominciare da Corot, dipingono questi piccoli castelli, questi luoghi che ancora si chiamano la Fabrique de Poussin. Cioè questa era la Crescenza, un castello fuori Roma, ma si chiamava la Fabrique de Poussin perché Poussin quotidianamente passeggiava da quelle parti e la dipingeva. E in un capolavoro magnifico di Corot, così semplificato, questa sono le Anse del Tevere, subito fuori Ponte Molle, Tor di Quinto si chiama oggi Ponte Milvio, e si chiama la Promenade de Corot, cioè de Poussin, nel senso che era provato che la vita di Poussin si spendeva nella realtà della campagna romana, come addirittura, questo addirittura è Flandrin che immagina in questa cultura dell'Ottocento un vero Poussin sulle rive del Tevere che cartella del disegno e matite dipinge dal vero questi luoghi. Voglio dire, di contro a questa sperimentazione dal vivo, Poussin poi dipinge questa immagine che diventa per tutti il mito, il tema della campagna romana. Mentre se qualcuno legge un libro, non so, di storia agraria, bellissimi libri di Sereni, si rende conto che mai come nel Seicento la campagna romana era un luogo degradato, di acquitrini, inselvatichito disperatamente, dove quasi nulla era più coltivato, perché proprio il pascolo allo stato brado aveva preso il sopravvento, era più redditizio dell'agricoltura. E d'altra parte succedeva questo anche in Inghilterra, perché Thomas More dice a un certo momento, parlando delle enclosures, cioè di questi recinti dove non si poteva coltivare, dove le pecore pascolavano liberamente, dice le pecore ormai hanno divorato gli uomini. Cioè c'era stata questa regressione, questa rifeudalizzazione del territorio, che viceversa nel traslato pittorico assume questa immagine. E se io volessi immaginare come chissà forse era l'agro romano, l'affresco che per davvero un po' ci dà l'idea di questa situazione, di questo scarto enorme tra la realtà e l'idea definitiva che ce ne dà la pittura, è questo affresco fatto da Duguay nella chiesa di San Martino dei Monti
a Roma, dove si vede questa lotta fra i bufali e gli uomini in uno scenario primordiale che corrispondeva a questa situazione molto inselvatichita e diversa. Un'altra cosa che voglio dire, che è un piccolo test, mi ha molto incuriosito quando abbiamo fatto una mostra meravigliosa al Metropolitan di New York che si chiamava Poussin and Nature, and the Nature, cioè Poussin e la natura, un po' assurda, un po' forzata, perché Poussin è un grande pittore di storie sacre, dai sacramenti a tutte le storie anche antiche. Però ci sono molti quadri appunto dedicati specialmente alla giovinezza e alla natura. Se si guarda, parliamo sempre della campagna romana, di questo luogo che tutti percorrono per andare a Tivoli, fra le rovine, gli acquedotti, questa, insomma, uno dei topoi dell'Italia. Se si guarda che cosa Poussin dipinge, la campagna romana dai tempi romani a quelli di oggi, più o meno dal punto di vista delle sue essenze arboree, non è quasi cambiata. C'erano pioppi, c'erano pini marittimi, c'erano querce, c'erano salici, c'erano... Poussin dipinge esclusivamente la quercia, perché il paesaggio eroico che lui vuole raccontare è un paesaggio dove gli alberi hanno una valenza simbolica, fanno da cassa di risonanza alla storia alta delle ceneri di Focione, e quindi è questa robur, questa quercia dalla chioma così espansa, quindi è chiaramente una selezione molto particolare, non rappresenta... queste terre rimangono abbastanza simili nel corso dei secoli, ma gli artisti stralciano, come delle antenne secondo me, e stralciano degli elementi che alla fine plasmano il paesaggio. Io dico un paradosso: alla fine la campagna romana finisce nei nostri cuori per essere quella che ha dipinto Poussin, e questo è talmente vero che alcuni anni più tardi, quando continua questo fatto di venire in questi luoghi consacrati dalla pittura, perché tutti questi dipinti sono nelle grandi collezioni inglesi, l'Inghilterra si era innamorata dell'Italia attraverso queste mediazioni, dicevo, questo è un quadro, lo voglio far vedere perché è un quadro che è al Getty e si chiama La Quiete, che è la quintessenza di questo sogno di armonia, dell'utopia di Poussin, dove vedete c'è sempre questo... corrispondenza nei pieni, nelle quinte che chiudono a destra e a sinistra il dipinto, questo senso di una vita originaria, eppure, cioè, non siamo ancora a Rousseau, ma è questo sogno di una natura amica, di una natura perfetta, di una natura di cui si deve tendere. Ma dicevo, quello che volevo dire era che questo è semplicemente un disegno dove anche qui si tende a fare ordine nella natura, a togliere il caos, a togliere questo groviglio. Ma vengo a un punto, ecco, volevo dire che la stessa campagna romana, se voi la vedete vista soprattutto dai tedeschi che vengono un po' più tardi, specialmente in età romantica, da un lato avete la quercia di Poussin, dall'altro la campagna è sempre quella, gli alberi che la abitano in questa lunga estensione del Lazio sono sempre mescolati come prima, però in età più tarda romantica è questa specie di obelisco vegetale, questa figura enigmatica con questi verdi molto più cupi del cipresso a diventare l'emblema della campagna romana. Quindi la stessa campagna romana, che in Poussin è così solare, così eroica, così intatta, subito dopo attraverso un'altra, diciamo, questa è uno svedese, perché purtroppo quasi non abbiamo pittori italiani, perché, come diceva Walter Benjamin, i locali, cioè i nativi, non colgono lo stupore di questa meraviglia, di questo cos'era questo paesaggio d'Italia, nelle strutture geometriche delle sue case che da Giotto a Piero della Francesca in avanti voi ritrovate, nell'armonia dei suoi colori, questa ocra della terra di Siena, il galoppatoio di Villa Borghese, questa sinfonia di verdi diversi. Ecco, questa varietà in età romantica viene invece ridotta, ma beh, questo non c'entra niente, ma la voglio far vedere, perché sotto a una piccola scritta di un pittore francese che... Questo fa parte, è un piccolo bosco, il Monte di Giustizia, che era nella più grande villa dentro le mura, villa urbana di Roma, che era la Villa Montalto Negroni, una villa dove c'era un teatro verde, magnifica, che andava
dall'odierna stazione Termini alle tempie di Diocleziano a Santa Maria Maggiore, e che venne completamente distrutta quando Roma diventa capitale e si costruisce quel quartiere umbertino davanti a Roma. Questo luogo che i pittori hanno consumato a furia di dipingere, sotto questo pittore francese scrive «Le bouquet de peintre», cioè la natura era già così bella in Italia che non occorreva nemmeno modificarla, aveva già una sua armonia innata. Ma, dicevo, per riprendere questo tema, volevo semplicemente dire che il paesaggio reale non saprei quale sia, perché lo stesso paesaggio, anche solo in questo dettaglio degli alberi, è completamente disarticolato e manipolato in una certa maniera nel Seicento e in una maniera molto diversa in età romantica, il cui apice ovviamente è questa, nelle due o tre versioni di Böcklin, che abitava sulle colline di Firenze e che non è un paesaggio reale, però questa è l'Isola dei Morti di Böcklin, è montata su quella che è il cimitero acattolico di Firenze, dove lui aveva perduto e sepolto una sua bimba Maria di 7 anni. E sopra, in fondo, anche il calco di quella che è l'Isola di San Michele, il cimitero di Venezia, insomma, con l'acqua intorno. E qui vedete che sono proprio questi cipressi che affondano in queste fessure della falesia, che si ergono come delle verticali, come degli obelischi, insomma, e che traducono questo aspetto, che è l'aspetto, insomma, di una sensibilità profondamente mutata, che idealizza a sua volta in maniera molto diversa lo stesso paesaggio. Dopo questo, diciamo, corsa che stiamo facendo, scusatemi perché è tardi, tardissimo, vorrei anche far vedere che quando noi diciamo paesaggio immaginiamo sempre una natura, ma il paesaggio è anche un paesaggio urbano, e quello è stato veramente uno dei grandi temi, e credo che questo leitmotiv di questa ossessione di immaginarsi una possibilità di un paesaggio urbano ordinato nel mondo dell'utopia, armonico, è una costante che ha dei momenti in cui esplode, ma in maniera un po' carsica la ritroviamo a lungo. Il tema della città ideale, anche qui vado velocissima perché naturalmente alle sue memorabili punti di partenza in queste tre tavole, perché diciamo sempre le tavolette sono 3 metri, sono di legno grosso così, pesano un sacco, forse erano dei cassoni rinascimentali attribuiti a Piero della Francesca, Laurana, insomma, probabilmente della fine del 400. Questa è quella di Baltimora ed è la immagine visiva di quello che è appunto il tema della città ideale, che ricorre nella letteratura in tanti, dove queste costruzioni assumono tutte delle forme come originarie e geometriche, che stabiliscono questa organizzazione della città secondo un ordine molto preciso. E lo ritrovate anche in questo sposalizio della Vergine di Raffaello, sullo sfondo, in questo schema assiale perfetto, nella sua centralità, il sogno di della forma perfetta, cioè della chiesa schema centrale, perché sapete, sempre lo dirà poi Kandinsky, che la sfera è magari anche unita al bianco oppure all'azzurro, dà questo senso di perfezione e di eternità. Quindi questo come premesse, ma io voglio e poi sempre si passa attraverso Poussin, che è stato la figura pensante, diciamo la figura, il filosofo anche di questo mondo, un artista francese che ha vissuto tutta la sua vita a Roma, escluso un viaggio di 2 anni a Parigi, e che quando deve dipingere raccontare la storia dell'adultera che viene lapidata prima dell'arrivo del Cristo, quando arriva il Cristo, allora, come sfondo, sempre perché lo sfondo ha questa funzione di detonatore, di moltiplicare il senso della storia, l'apis, pietra, la ambienta all'interno di un paesaggio urbano, non l'ambienta per la campagna della Palestina. E questo paesaggio urbano, se voi vedete dei dettagli, è sempre costruito. Cioè, a noi sembra un paesaggio antico, invece in un'analisi che è stata fatta, tutti i singoli palazzi corrispondono a delle invenzioni del Cinquecento della scuola di Raffaello, Giulio Romano, che sono a loro volta una rilettura dell'architettura antica
a distanza, soprattutto attraverso l'architettura romana. Ma voglio arrivare a un momento in cui io avrei molto voluto vivere, cioè che è l'ultimo scorcio di Settecento, dove le radici della modernità sono talmente tutte insieme, cioè l'anima romantica, questa razionalità neoclassica, la follia di nevrotica di Füssli, cioè avete tutto in concomitanza, l'ottimismo e il pessimismo della ragione. E queste sono una serie di artisti che vivono a Roma, che camminano anche loro per strada, che indicano ogni volta il luogo esatto dove si sono trovati e poi lasciano queste descrizioni della città, che è una città rettificata, una città riportata ai suoi, al suo schema così geometrico, e addirittura qui con questo filtro dell'antichità. Di solito sono città molto silenziose, senza storia, senza personaggi, ma quando ci sono sono scalzi e con il mantello. E questa è la cerchia. Voi vedete, per esempio, Valenciennes, che è un artista di quegli anni, dice: il faut peindre des murs avec très peu de fenêtres. Cioè, bisogna fare dei muri con pochissime finestre, perché le finestre interrompono questa linearità, questa, diciamo, semplificazione, questa possibilità. Pensate a Cézanne, che tutte le forme possono essere riportate a delle figure geometriche elementari. Questo è una specie di corrente che naturalmente ha una radice, anche io non credo di essere capace di trovare un foglio, ma ecco, ha una radice evidentemente anche alle spalle, cioè in realtà era stato Galileo, una pagina famosissima del Saggiatore del 1623, che diceva la filosofia, la sua idea cioè del mondo come un libro scritto in caratteri matematici, e dice: la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto dinanzi agli occhi, io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intenderne la lingua, a conoscerne i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Cioè, che cosa vuol dire per un artista? Per un artista vuol dire che può sempre optare per raccontare la realtà mobile, dinamica, apparente, che cambia, gli impressionisti, insomma, cogliere l'acqua che... oppure scartare questa pelle della realtà e cercare dietro questa struttura perenne di ordine, questo scheletro che esiste. E questo è Drouet, ma voglio sempre, perché alla fine il mio obiettivo è di creare un po' di panico più che di dare delle informazioni nettissime. Cioè, sono gli stessi anni, abbiamo tutti questi artisti razionalisti francesi che esportano in Europa l'idea di una città ideale, di una Roma rettificata, nello stesso tempo c'è un folle fuori da tutte le regole, che non possiamo chiamare romantico, come effettivamente è, perché in Italia noi datiamo il romanticismo molto più tardi, ma in Inghilterra no, 1770, che è Piranesi, il quale dipinge questa Roma di rovine come una Roma babilonese, ipertrofica, strabarocca, mai abbastanza, insomma, ed è esattamente lo sguardo che dell'artista contemporaneo che coglie una diversa realtà. E naturalmente Piranesi ha anche lui un seguito enorme, perché lui non fa dei dipinti, lui dipinge su rame, fa delle incisioni che hanno moltissime tirature, un costo molto basso e che quindi vengono vendute in tutta Europa. E la Roma di Piranesi, a volte voi leggete nei reportage degli artisti, dei viaggiatori, una grande illusione, perché è talmente iperbolica che poi quando si trovano davanti alle rovine tutti trovano che sono un po' diminutive rispetto a questa follia piranesiana. Quindi è un'altra idea, forse utopica della città, ma sono tutte coesistenti, ed è questa la ricchezza di questo fine secolo. Questa è sempre la stessa Via Appia che qui Piranesi dipinge, che è un pittore razionalista francese, che è Thibault, dipinge così, cioè in una
solitudine, minimalismo e semplificazione totale. Quindi io il paesaggio realista credo che non possa esistere, perché ogni artista ha questa diversa. Ma voglio arrivare a un punto. Quella a destra è una fotografia che ho fatto io, scusatemi, e quella a sinistra è un disegno che fa Drouet, che è un grande amore di David, grande amico di David. Ed è la Cloaca Massima, e lui scrive a Roma davanti alla Cloaca Massima, perché effettivamente questo luogo c'è. Qual è il tipo di trasposizione? È che di fronte a una realtà, che poi come quella romana è fabbrile, se voi vedete la volta della Cloaca Massima, tutti questi pezzi di tufo, queste giunture, qui viene tutto, diciamo, come un discoide, tutto rettificato, tutto geometrizzato, perché quello che si vuole raccontare, che si vuole cercare, è la persistenza di una schema dietro alle cose. Cioè non è l'apparenza che si vuole raccontare, si vuole andare... E quindi, per esempio, sono città, queste disegnate da questi artisti, dove voi non avete quasi mai il vegetale. C'era, per esempio, una poesia di Baudelaire bellissima che diceva... non la voglio dire anche sbagliata, ma forse la troverò, forse no. Insomma, che ha abolito le vegetal irrégulier, perché è una forma che non puoi disciplinare, quella della pianta e della natura. Ma se questa operazione, diciamo, di riportare tutto a delle forme così definite e così geometriche, in fondo noi possiamo benissimo leggerla in una tensione molto simile sul tema della città che artisti contemporanei, per esempio Mondrian, teorizza. Mondrian scrive: la forma capricciosa naturale non può produrre in noi quella grande quiete alla quale aspiriamo. La quiete è la parola che usa anche Poussin. Quella quiete che scaturisce dalla contrapposizione. Scusate, vediamo se... Questo è ancora, interrompo un attimo, questo è un altro artista un po' folle di quegli anni, De Superville, che è a Roma e che dipinge questi luoghi improbabili, anche se è Roma, con i suoi pini marittimi e con i suoi cipressi, con questi porticati e queste figure che si aggirano, che sono già veramente de Chirico, cioè sono già questa idea metafisica di un silenzio, di una città che... questa ancora è sempre Drouet, e questa, volevo appunto dire, è una delle piazze fuori dal tempo, senza azione, completamente assolute, di pure geometrie, per dire che è appunto una tensione perenne, quella di trovare è anche utopica, insomma, di trovare nella città un ordine. Ma volevo, forse chi è andato più avanti in tutto questo è proprio Mondrian, il quale dice: la forma capricciosa naturale non può produrre in noi quella grande quiete alla quale aspiriamo, quella quiete che scaturisce dalla contrapposizione ortogonale, vediamo qui, ortogonale di linee e di piani. Ogni sagoma animata, vivente, spezzerebbe questo equilibrio. La grande quiete sarebbe irrimediabilmente infranta, perché quella quiete è regolata dal rapporto di posizione immutabile fra l'orizzontale e il verticale e si esprime in un paesaggio senza alberi. Beh, qui c'è la famosa sequenza di Mondrian che parte da questo albero di melo nell'11 e poi in vari studi, semplificando sempre di più questa ramificazione così irregolare, arriva ad una maglia fatta di ortogonali e di verticali e orizzontali, e arriva poi a questa idea di armonia in cui insomma, diciamo, l'utopia è questo sogno armonico in cui le cose non contrastano ma si armonizzano, e il bianco dà spazio al nero e la immagine è un'immagine di grande equilibrio. Insomma, diciamo, qui è portata al suo punto più estremo e più astratto, ma è questa tensione di regolarizzare l'aspetto dinamico della città, che ha una radice appunto molto antica. E anche quando, e qui ancora questa fiducia in Mondrian di poter, e qui siamo nel 43, siamo a New York, quando lui è dovuto scappare in seguito al nazismo, quindi questa fede incrollabile, insomma,
avrà avuto anche un colpo, e viceversa lui mantiene questa struttura che ha un suo ordine, anche se è più vibrante, perché in questo caso l'incontro con New York, con Broadway, con le luci, con i grattacieli della città anima diversamente questo reticolo, ma sempre all'interno di questa scacchiera che vorrebbe costruire un ordine della vita, la cui origine è, nasce proprio in questa razionalità del Settecento. Non ho il tempo di parlare di Matteo, voglio solo far vedere un'altra cosa. Non è arrivato ancora il bigliettino, ho ancora qualche... questa è una cosa, diciamo, molto semplice, ma che ci fa anche capire una volta di più questo. Vorrei fare un flash, per esempio, su Venezia. Questo è un acquarello, 1819, dipinto dal più grande pittore romantico, anche qui per fare vedere come qual è poi la realtà di una, di un luogo. Qual è l'ideale di questi paesaggi? Ora, Venezia, questo è un acquarello che dipinge William Turner in uno dei suoi viaggi a Venezia nel 19, quando arriva a questo albergo del Leon Bianco e dipinge questo grande acquarello, che per noi in fondo oggi corrisponde, io credo, all'idea che noi abbiamo di Venezia, cioè una città così fluida, così immateriale, così eterea, di acqua e di cielo. In fondo Zimmer diceva: Venezia è una città senza radici che galleggia sull'acqua come un fiore, cioè questa città che apparentemente è in dissoluzione, diremmo una città dipinta a bassa risoluzione, una città senza un disegno molto preciso. Cioè, sto dicendo delle cose anche ovvie, perché tutto quello che è venuto dopo, 1819, ha accentuato questa immagine di una, fino a Debussy, fino a Chopin, fino a Klimt, fino a Thomas Mann, di una città che si sfalda, di una città eterea, di una città la cui meraviglia è appunto questa. Ora, questa immagine di Venezia è un'immagine inventata da Turner, diciamo in parallelo con quello che è sul piano letterario il lavoro di Byron per Venezia, ma che non esisteva, cioè, ma è talmente aderente a quello che è il nostro modo oggi di leggerla, che a noi sembra quasi una cosa talmente, diciamo, banale, perché ha quella idea di una città che si stempera nell'acqua, nell'aria. Tutta la pittura successiva ha dato seguito. Se voi vedete Monet dipinge Venezia in questo modo così incerto, tremolante, sfatto, che è una percezione che noi ancora oggi avvertiamo, ma che nasce in un punto preciso, perché non era affatto stato così per lungo tempo. Questi ancora li faccio vedere perché sono molto belli, sempre di Turner. Questa città di acqua e di cielo, e che corrisponde alla... Venezia, voglio dire, è una città che, scusatemi, voglio un momento ripetere, questa idea di una Venezia così liquida, così evanescente, così, è una qualcosa che è stato inventato in un certo momento da un artista, e ha talmente anticipato i tempi che alla fine la città nella nostra idea ha finito per assomigliare a questa visione per allora niente affatto corrente che viene introdotta da Turner. La città per secoli era stata rappresentata dal suo più grande reporter, che è Canaletto, quindi tutto il mondo possedeva queste immagini di Canaletto, che sempre dipinge Venezia come una città di terra, ben disegnata, molto definita nei contorni, e questa era l'immagine corrente. Se voi andate, non so, nei castelli inglesi, per esempio in quello dei visitabili d'estate, nelle country houses, quello del Duca di Bedford, che nella sala da pranzo ha 24 Canaletto, perché lui volevano riportarsi, insomma, in patria questo mondo, e Canaletto è appunto il reporter che ti racconta in maniera molto precisa una città costruita di terra, ben definita, con gente, questo è Campo San Vidal, con gente solida che lavora, che anche Goethe, quando arriva, dice una città di castori, insomma, che stanno tutti sulle palafitte, insomma, la leggono in un modo completamente diverso da questa città, viceversa, completamente dissolta, che dal romanticismo in avanti è diventata per noi l'icona di Venezia. Quindi sto dicendo che a volte, come posso dire, un artista estrae alcuni elementi per noi non così riconoscibili
alcuni segmenti del DNA di una città, ne fa, ne crea una immagine che, alla con la quale alla fine la città finisce per identificarsi. E queste acquarelli di Ruskin vanno appunto, scusatemi, Ruskin perché è su questa linea, del Turner, vanno appunto in questa direzione, e voglio semplicemente dire come di fronte a questa città che oramai noi leggiamo in questi termini, mentre allora questa sembrava un'invenzione del tutto controcorrente, un modello quasi irraggiungibile, un grande scrittore russo che ha amato Venezia tantissimo, che ha scritto un piccolo libro stupendo che è Brodsky, che è Fondamenta degli Incurabili, Brodsky, che come tanti poi, come Stravinsky eccetera, ha voluto essere sepolto a Venezia, dice: non c'è una città al mondo più bella, questa è la mia personale forma di paradiso, questa città così diluita, questa città nell'acqua. E scrive: è l'unica, non esiste qualcosa di più bello, è la mia personale forma di paradiso, è l'unica città che potrebbe superare questa città d'acqua, sarebbe una città costruita nell'aria. E qui metto un'immagine di Moebius, che è un illustratore francese bravissimo, il quale fa una sequenza che si chiama La Venise Celeste, dove immagina questa specie di disco o di, che ha tagliato tutte le radici e che si libra appunto nell'aria. Cioè una... sempre per indicare che il destino di una città a volte viene proprio determinato dalla, cioè gli artisti in qualche modo scelgono degli elementi e fissano dei modelli che diventano poi in qualche modo il destino della città. Voglio dedicare l'ultimo, diciamo, sequenza di immagini a questo tema, che è un altro dei temi dove la dimensione della, dell'utopia, di un altro mondo possibile, nell'ambito della pittura, perché io sto guardando quello, nell'ambito della pittura tocca dei vertici che sono assolutamente, forse sono troppo vicine, troppo chiasso, E quindi il tema della montagna, che è un tema, noi pensate siamo in un'Italia che è solcata dalle montagne, le Alpi, gli Appennini, nella pittura italiana la montagna non compare quasi mai. Sì, certo, ci sono ogni tanto degli spuntoni di roccia, ma la montagna non è, Petrarca a parte, non è conosciuta, non è esplorata, rimane sempre un luogo soltanto di demoni, di eremiti. Mentre a un certo punto, sempre da parte di chi arriva da lontano e quindi si trova di fronte a questo attraversamento delle Alpi, che è un'esperienza catartica, la montagna viene celebrata in tutti i suoi aspetti. E qui cito uno dei grandi artisti, e di più che un pittore, anche uno scrittore stupendo, che è John Ruskin, al quale ho dedicato una mostra l'anno scorso al Palazzo Ducale di Venezia, in cui lui fa questa specie di equazione e dice: le montagne, e questo ci dà il via di per un'altra lettura del paesaggio in una dimensione sempre utopica, dice: queste grandi cattedrali della terra con i loro cancelli di roccia, pavimenti di nuvole, altari di neve e volte di porpora attraversate da una disseminazione di stelle. Voi vedete che c'è già questa dimensione spirituale, mistica, leggetela come volete, che è la grande componente di questa lettura. Apro con un manifesto naturalmente molto noto, perché poi i grandi romantici del nord hanno saputo celebrare questo aspetto. E per parlare perché scatta a un certo punto nell'ambito della pittura una rappresentazione di capolavori sul tema della montagna, perché finalmente viene infranta quella norma classica che è stata sempre alla base di idea di bellezza per la nostra cultura. Cioè nella nostra cultura il bello dall'antichità al Rinascimento è proporzione, armonia, rapporto. Quando Edmund Burke pubblica The Inquiry sul sublime, insomma, nell'arte in Inghilterra nel Settecento, esalta un'idea di bellezza che viceversa è una bellezza del tutto fuori scala, l'eccesso, il vuoto, il buio, l'orrore, la paura, cioè un tipo di bellezza che infrange questa idea. E quindi l'abisso e anche la montagna diventano degli elementi
anche dei temi da raccontare, molto spesso non dagli italiani, e in questo caso qui si unisce anche tutto il grande tema romantico. Friedrich dipinge un uomo di spalle, quindi l'enigma, il mistero, il rapporto, lo dipinge in maniera molto definita nella sua parte, in maniera che noi come spettatori ci possiamo identificare in questa stessa figura ed entrare in questa valle invece molto misteriosa, perché la nebbia stempera tutti i dettagli, e rappresentare questo rapporto fra l'uomo e il cosmo, che è uno dei temi naturalmente grandissimi che attraversa tutto. Ma nell'ambito della pittura, qual è la grande obiettivo, da Friedrich a Segantini eccetera? È quello di ricostruire una iconografia che in qualche modo dia voce alla spiritualità, al misticismo, senza ricalcare l'iconografia della religione ortodossa, cioè recuperare il divino in una dimensione diversa. E scusate, questo era per dire che appunto quando nella tradizione italiana antica, questo è un dipinto di Duccio del 300, si vedono delle rocce, sono sempre delle rocce perché ambientano, è solo il caso, ambientano, non so, gli diavoli, gli eremiti, questi luoghi ostili, questa natura, ma non fa parte del repertorio italiano, ad eccezione naturalmente di Leonardo, che è del tutto atipico, oppure di Dürer, che per alcuni momenti attraversando le Alpi ci lascia dei paesaggi diretti di questi mondi, ma nel repertorio nostro questo non accade. Accade invece quando, soprattutto in età diciamo romantica, degli artisti vedono la montagna come un luogo dove c'è questa componente di ascesi, di insomma, dal giovane Castorp, che nella montagna magica, vero, non si dice più incantata, non si può più dire, di Thomas Mann, racconta insomma che sa già che non, una volta disceso non sarà più questa, quell'uomo che è salito, insomma, e questo elemento catartico, questo elemento di cambiamento radicale, questo incontro con la montagna diventa l'elemento che viene celebrato da moltissimi artisti, con una libertà strepitosa, perché questo per esempio è John Ruskin, il quale racconta che la mattina presto prende e va in cima all'Etna in Sicilia, lo vede direttamente, fa questa esperienza in prima persona e poi dipinge un'Etna che è del tutto visionaria, libera da questa realtà e che diventa in fondo l'emblema di una montagna. E così queste voglio farle vedere perché sono la celebrazione delle Alpi già in una dimensione totalmente romantica, usare gli azzurri per raccontare l'immensità del luogo, usare questo tono del caffè latte e libero per raccontare il Cervino, cioè è sempre un paesaggio che è sperimentato dal vivo, ma poi è profondamente se ne coglie l'essenza raccontandoli in maniera molto soggettiva, molto filtrata dalla soggettività. E su questo tema cioè il tema di fondo è quello di ricostruire una iconografia, diciamo, spirituale in un mondo che ha perduto ogni senso della fede o della religione che non ha più, ma senza utilizzare una iconografia tradizionale. Quindi, per esempio, in Segantini, questo che è il ritorno dal bosco, Segantini è un artista che vive tra i Grigioni e l'Engadina in una solitudine assoluta e che prendeva questi suoi modelli, questa è la povera Baba, questa donna di fatica che lo aiutava, e li faceva stare nel gelo per ore per dipingerli dal vero. In realtà poi alla fine il tema diventa il tema della salita, dell'ascesi, del ritorno, dell'approdo, e la sfida è quella che a questo punto qualunque soggetto quotidiano e profano può caricarsi di realtà, può caricarsi di una dimensione metafisica, può caricarsi di una dimensione spirituale. Ancora per le valli, siccome voglio farveli vedere, voglio andare in fretta per non rubare altro tempo,
questo è un pittore francese, perché io odio quando mi è stato chiesto al MART, di inaugurazione del MART, del museo di Rovereto, fatta da Botta, l'architetto Botta, di fare una mostra sulla montagna, io odio tutto quello che è pittoresco, che è tirolese, che è, insomma, come posso dire, aneddotico, quindi ho sempre scelto nella montagna quelli che sono stati i momenti veramente trainanti. E questo senso della solitudine, della grandiosità della montagna, e voglio solo in una sequenza molto veloce di queste immagini fare vedere come anche a volte un artista italiano, questo è Bagetti, questo artista di Torino, sarete saliti anche voi molte volte alla Sagra di San Michele, cioè questo luogo frequentato e vicino a tutti noi, che però viene raccontato come una specie di nido d'aquila in cima, dopo un'ascesa attraverso questa foresta di castagni, in un mondo indeterminato, e che quindi assume una valenza così trascendente, la ricerca di recuperare nel quotidiano questa dimensione spirituale, questa dimensione di una religiosità diffusa o panica che è comune su questo tema del paesaggio, al quale la montagna è uno di quelli soggetti che fornisce questo aspetto. Questo che cos'è? È un soggetto banalissimo, è il ritorno di un gregge con lui e lei, il pastore, tornano alla riva, però immediatamente può venire letto in questa armonia con l'universo, in questa come una specie di fuga in Egitto, insomma la barca diventa quasi un altare, vengono suggeriti, cioè, degli elementi che trasferiscono in una dimensione ideale e utopica quella che è una visione reale. Ma arrivo soltanto, e non è poi un caso che questi artisti, che sono tutti sempre molto attenti, noi dimentichiamo che la cornice molte volte è parte del quadro. Mondrian non vuole la cornice, perché Mondrian dice: io dipingo un frammento che deve espandersi, non ci sono limiti. Raffaello dipinge e come debbano essere le sue cornici, che sono parte del dipinto. Seurat perde anni a disegnare le sue cornici. E lo stesso, lui è fratello di Giacometti, il grande scultore, quando dipinge le montagne del Bergeller, le dipinge in fondo come un'ancora d'altare, se voi vedete. Quindi trasferisce sulla montagna quella sacralità che prima noi, e questo è un dipinto di Friedrich, dove è evidente che un'iconografia religiosa permane, perché intanto è fatto per una cappella in una cappella in Germania, e poi vedete che per esempio nella cornice c'è la vite, c'è il frumento, quindi c'è il simbolo eucaristico, c'è l'occhio di Dio, però c'è qualcosa di diverso, non è una crocifissione, se voi la guardate non è un crocifisso in carne ed ossa che lui dipinge, è un crocifisso dipinto dorato che si trova nelle strade dei pellegrinaggi, cioè un prodotto artigianale che in questa, insomma, inserito all'interno di tutto questo, assume una valenza profondamente religiosa. Friedrich diceva: il mio obiettivo è quello di raccontare il divino, e io il divino lo ho trovato in ogni cosa, anche in un granello di sabbia. Una volta l'ho dipinto in un canneto. Quindi era la capacità di trasferire, come pur, appunto questa, che è anche questa un'immagine dove in fondo la chiesa gotica appare semplicemente sullo sfondo, ma è innegabile che nel dipingere la natura, cioè si trasferisce sulla natura questa esigenza di mistero, di spiritualità, di trascendenza che è innata nell'uomo e che nell'Ottocento, esistono sulla letteratura mille altre cose. Quindi volevo chiudere semplicemente con questa frase di Friedrich, che appunto dice: io una volta l'ho trovato in un canneto, cioè che esiste questa dimensione. Grazie.